Dal libro della Sapienza. Dissero gli empi: tendiamo insidie al giusto, che per noi è d'incomodo e si oppone alle nostre azioni, ci rimprovera le colpe contro la legge e ci rinfaccia le trasgressioni contro l'educazione ricevuta. Vediamo se le sue parole sono vere, consideriamo ciò che gli accadrà alla fine. Se infatti il giusto è figlio di Dio, egli verrà in suo aiuto e lo libererà dalle mani dei suoi avversari. Mettiamolo alla prova con violenza e tormenti per conoscere la sua mitezza e saggiare il suo spirito di sopportazione. Condanniamolo ad una morte infamante, perché secondo le sue parole il soccorso gli verrà. Il Signore sostiene la mia vita. Dio, per il tuo nome salvami, per la tua potenza rendimi giustizia. Dio, ascolta la mia preghiera, porgi l'orecchio alle parole della mia bocca. Poiché stranieri contro di me sono insorti e prepotenti insidiano la mia vita, non pongono Dio davanti ai loro occhi. Ecco, Dio è il mio aiuto, il Signore sostiene la mia vita. Ti offrirò un sacrificio spontaneo. Loderò il tuo nome, Signore, perché è buono. Dalla lettera di San Giacomo Apostolo. Fratelli miei, dove c'è gelosia e spirito di contesa, c'è disordine e ogni sorta di cattive azioni. Invece, la sapienza, che viene dall'alto anzitutto, è pura, poi pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale e sincera. Per coloro che fanno opera di pace, viene seminato nella pace un frutto di giustizia. Da dove vengono le guerre e le liti che sono in mezzo a voi? Non vengono forse dalle vostre passioni che fanno guerra nelle vostre membra? Siete pieni di desideri e non riuscite a possedere. Uccidete, siete invidiosi e non riuscite a ottenere. Combattete e fate guerra. Non avete perché non chiedete. Chiedete e non ottenete perché chiedete male, per soddisfare cioè le vostre passioni. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù e i suoi discepoli attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: «Il Figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno, ma una volta ucciso, dopo 3 giorni risorgerà». Essi però non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo. Giunsero a Cafarnao. Quando fu in casa, chiese loro: «Di che cosa stavate discutendo per la strada?» Ed essi tacevano. Per la strada, infatti, avevano discusso tra loro chi fosse più grande. Sedutosi, chiamò i 12 e disse loro: «Se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti». E preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, disse loro: «Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me, e chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato». In questa domenica prosegue la riflessione che Gesù fa fare ai suoi discepoli su cosa significa pensare secondo Dio e non secondo gli uomini. Gesù racconta ai discepoli che il Figlio dell'uomo deve essere ucciso, ma dice il Vangelo non capivano e però non avevano timore a interrogarlo, restano come bloccati di fronte a questo annuncio della passione. E nello stesso tempo però vivono loro stessi
la discussione tra loro su chi possa essere il migliore, il primo. Sono cioè dentro quella stessa logica che porta ad essere ostili nei confronti di Gesù. Il Libro della Sapienza la chiama la reazione degli empi di fronte al giusto. È per noi di incomodo, si oppone alle nostre azioni. Ecco, c'è una resistenza di fronte a quello che il Signore propone, allo stile di vita che ci suggerisce, che porta con sé ostilità, avversione nei confronti di chi lo ascolta. Il giusto è un problema. Chi realmente punta su alcuni valori, su alcuni ideali forti, risulta in contrasto, contraddittorio con la realtà che la maggior parte vive. E allora la soluzione è quello di metterlo in difficoltà, di cercare di bloccarlo, di non dare ascolto alle sue parole, alle sue indicazioni. Metterlo alla prova per conoscere la sua mitezza, assaggiare il suo spirito di sopportazione, si dicono gli empi, ma anche proprio con il desiderio di vederlo cadere, di vedere messa a tacere quella voce che provoca ad un comportamento diverso. Giacomo ci dice che vivono in noi delle passioni che ci portano a realizzare delle guerre, a metterci in contrapposizione gli uni nei confronti degli altri, pieni di desideri non riuscite a possedere. Siete invidiosi, uccidete. E sta parlando a una comunità cristiana che è però lacerata da queste contrapposizioni interne perché non si è capaci di assumere la logica proposta da Gesù o, se qualcuno la propone, risulta come un ostacolo, come un problema, uno che tira fuori delle esigenze eccessive. In questo contesto, dice Giacomo, anche la preghiera rischia di essere bloccata, mortificata. Non avete perché non chiedete, chiedete e non ottenete perché chiedete male, per soddisfare le vostre passioni. Prevale l'attenzione a se stessi, alla propria prospettiva, rispetto al ricercare la volontà di Dio, a mettersi nell'atteggiamento di chi si lascia condurre da quanto il Signore propone per individuare dei criteri di vita, di azione, per sé e per tutta la comunità. Il suggerimento che Gesù fa ai Suoi discepoli è quello di imparare ad accogliere i bambini. Preso un bambino, lo pose in mezzo a loro, abbracciandolo, disse loro: chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me. È una provocazione molto forte questa che fa Gesù ai suoi discepoli, che discutono su chi è il più grande e tira fuori il più piccolo, mette in evidenza al centro della loro discussione non la ricerca del loro primato, ma la capacità di accogliere chi risulta più fragile. Noi siamo in un'epoca abbastanza particolare per la relazione con i bambini, a volte vengono vezzeggiati, coccolati, se ne parla in toni esageratamente favorevoli, e nello stesso tempo sono vittime di soprusi, sono oggetto di scambio durante le guerre o sono vittime prescelte all'interno dei conflitti per colpire anche il futuro di un'etnia, di un popolo. All'epoca di Gesù i bambini sono una realtà abbastanza marginale, fragile,
per l'alta mortalità infantile, non si sa bene quanto potranno vivere, che prospettive hanno effettivamente di crescere. Quindi sono un elemento incerto, fragile, debole, bisognoso di attenzione. Il mettere al centro il bambino e richiamare all'accoglienza nei confronti dei bambini ha per Gesù il valore di mettere al centro chi è piccolo, chi è fragile, chi ha bisogno di una cura, di un'attenzione speciale per poter esprimere pienamente se stesso. Ecco, questo, dice Gesù, può liberare da quel desiderio di primeggiare, di avere un ruolo particolare, di essere riconosciuto, che provoca discussione tra i discepoli e lacera la comunità che loro vivono, così come provoca discussioni all'interno della comunità di cui ci parla Giacomo. Giacomo dice che dobbiamo cercare una sapienza che viene dall'alto, che è pura, pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia, di buoni frutti, imparziale e sincera, che è capace di fare opere di pace. Ecco, questa sapienza che viene dall'alto la si può avvicinare, la si può riconoscere proprio a confronto con il mondo dei più piccoli, con il mondo dei bambini. Mettersi in atteggiamento di ascolto, di accoglienza nei confronti di queste nuove persone, di queste nuove realtà che si affacciano, costringe a lasciare un po' da parte tante realtà e acquisizioni che potrebbero costituire per noi un motivo di sicurezza, di forza, e riuscire a trovare il modo per metterci in sintonia, in relazione con una realtà più semplice, primaria, qual è quella che vivono i bambini nell'approccio con la realtà. Con questa strada Gesù la suggerisce come una via di sapienza, come una strada per riuscire a non farsi prendere dalle proprie discussioni, per tentare di avvicinare quel pensiero di Dio di cui parlava domenica scorsa. E quindi, in risposta a questa parola, possiamo chiederci in che misura noi siamo capaci di questa accoglienza, noi personalmente, ma anche noi come comunità, in quali modi esprimiamo il nostro desiderio di accogliere i bambini, di essere uno spazio fruibile anche per loro. In che misura sappiamo creare un ambiente che li accoglie, che li fa sentire a casa, che gli dà la possibilità di esprimere la loro immediatezza, la loro semplicità. Quanto ci lasciamo educare da questa presenza all'interno delle comunità? Spesso nelle nostre comunità prevale la componente più anziana o delle realtà più consolidate. Gesù continua a porre in mezzo a noi i più piccoli, i più fragili, che possono essere appunto quelli piccoli di età, quelli piccoli per altre situazioni che incontrano, che affrontano. Sono tutte quelle persone che sollecitano la nostra capacità di metterci a servizio, appunto di deconcentrarci da noi per uscire, per offrire, per essere di supporto, di sostegno ad altri. È questa logica del servizio che ci libera dalla preoccupazione del primato e che ci consente quella sapienza pura e capace di opere di pace che può qualificare realmente dall'interno la vita di una comunità cristiana come una comunità dei discepoli del Signore.
Chiediamo quindi di essere sempre più capaci di vivere questa dimensione, di saper trovare sempre più le forme per aiutare le nostre comunità ad essere un luogo accogliente, preoccupato più di chi è fragile, che non di affermare se stesso oppure di riconoscere i ruoli al proprio interno in modo che possano risultare di garanzia per qualcuno. È un itinerario nel quale siamo costantemente coinvolti, chiamati a lasciarci rigenerare, e il presentarsi sempre nuovo, di nuove generazioni, con nuove caratteristiche, con nuove sollecitazioni, ci stimola a ricercare questa sempre nuova forma di servizio alla quale siamo chiamati.